Domani Beppe Grillo sarà un segnamento della ceria. Intanto il Movimento 5 Stelle si prepara alle elezioni europee lanciando un inno. Lo vediamo e lo ascoltiamo nel servizio di Maria Antonietta Spadoccia. Pugni sul tavolo per Grillo sono quelli da battere in Europa, tanto importanti che sono diventati l'inno degli attivisti di tutta Italia. Pugni che il stesso batterà davanti ai cancellieri Piombino dopo lo spegnimento dell'altoforno e sarà insieme agli operai, con i parlamentari del movimento e con le proteste contro il governo e le proposte di riconversione. Una delle tappe di questa campagna elettorale, i dettagli messi appunto oggi a Milano, Grillo e Casaleggio hanno radunato gli aspiranti europarlamentari e hanno tracciato la strada. La sigla fa già russo. Tratta di dire Europa sì o Europa no, ma di andare a Bruxelles a fare le richieste dei cittadini italiani, poi se proprio non cambierà nulla, referendum sull'euro. Insomma, pugni sul tavolo, quelli che 5 Stelle batteranno in Senato sulle riforme, pronti a sostenere il testo Chiti perché prevede l'eleggibilità, ma solo rimane no. Le riforme in questo momento sono impantanate al Senato perché hanno paura del Movimento 5 Stelle. Finché non capiranno quale sarà il risultato alle elezioni europee del Movimento, non verranno né la legge elettorale e né le riforme costituzionali. Noi sosterremo il disegno di legge Chiti perché dimezza il numero dei parlamentari e per noi fa risparmiare soldi.